Buongiorno a tutti e benvenuti sul diamante di Via Ungaretti. Oggi festeggiamo i 40 anni del Saronno Baseball. È una data importante e per cominciare abbiamo deciso di far divertire le promesse del futuro, le promesse del Saronno. Dovevano giocare contro una squadra amica che purtroppo per un disguido non è potuta venire, però come vedete non ci siamo persi d'animo e abbiamo schierato in campo lo stesso due squadre. In battuta Simone, uno delle new entry, uno dei nuovi acquisti del Saronno Baseball. È appena arrivato e non è l'unico, quindi supportateli, perché credetemi, non è facile andare lì e girare una pallina con una mazza. Sembra la cosa più semplice del mondo e invece è una delle cose più complicate da fare. Comunque fanno tutti ben sperare il futuro. Speriamo solo che oggi il tempo sia clemente e non ci rovini per tutta la festa. Vale, cambio di campo, forza ragazzi. I cucinieri si sono dati da fare, abbiamo lasagne, cassola, salamelle, ce n'è per tutti i gusti, ce n'è. Il programma di oggi, dopo che hanno giocato i ragazzi, prevede una partita degli allievi che giocheranno contro i Cubs di Seveso, e nel pomeriggio alle 2:30, verso le 2:30-3, ci sarà la premiazione dei ragazzi della prima squadra per il campionato appena trascorso e faremo una partita tra i giocatori in attività e le vecchie tra parentesi glorie, quindi tutti i giocatori che hanno militato nel Saronno Baseball dal 1973 ad oggi, e sono tanti. Spero si ritroveranno numerosi e ci sarà da divertirsi. 1973-2013, 40 anni di baseball a Saronno, una persona sempre presente sul campo. Renato Agostinone, detto Gandalf, presto detto, chiunque lo può capire. Allora, che effetto fa questa festa? Ricorrenza è brutto, festa. Cioè, mi stanno passando davanti tante cose oggi. E poi il fatto di ricominciare comunque con i bambini è come ritornare all'inizio di tutta la storia. È stata una bellissima camminata, ho visto centinaia di ragazzi, li ho visti diventare da piccoli a diventare adulti, qualcuno sta portando i figli e quindi come se qualcosa si continuasse a rigenerare. E sì, ho attraversato momenti anche difficili miei personali, però il fatto di venire su questo campo è la migliore medicina di tutti i mali di questo mondo, per cui io sono felice oggi perché vedo comunque dopo 40 anni contro alcuni uccellacci che già all'epoca mi dicevano che non sarebbe durata più di tanto, è andata avanti e siamo ancora vivi. Quindi questo è il miglior risultato. Siamo vivi e siamo vitali. Sono loro. Siamo vitali. Sono loro e loro sono l'assicurazione per il futuro. Sono l'assicurazione per il futuro. Quindi finché ci sono i ragazzini è sempre più difficile, perché i ragazzini oggi tirarli via dalle mille cose da cui vengono bombardati, tra la tecnologia, 10.000 sport che devono fare e altro, diciamo che è difficile portarli qua, però cioè noi riusciamo comunque ad avere sempre un numero per poter fare le squadre. E bene, questa è la cosa importante. 40 anni, come si dice, 100 di questi giorni. 100 di questi giorni. l'Highlander del baseball, Renato Agostinone. Venite qui, venite a trovarci. Lui c'è, noi ci siamo. Vi aspettiamo numerosi per scoprire questo meraviglioso, bellissimo e unico sport. Ciao a tutti. Ciao.